Buonasera a tutti voi che ci seguite in diretta, a coloro che ci seguiranno in registrata. Riprendiamo con questa sera le trasmissioni, diciamo, dopo la sospensione estiva, le trasmissioni appunto in diretta su liberi.tv. È una trasmissione, diciamo, di ripresa da una pausa che, insomma, è durata un po' di tempo, e quindi vorrei darvi qualche aggiornamento relativamente ad alcune cose che abbiamo pensato di modificare per quanto riguarda la fruizione, insomma, su internet di liberi.tv, pensando, insomma, sperando di poter migliorare il servizio che, insomma, pensiamo di fare. Cerchiamo di fare, e quindi volevo appunto rendervi edotti di queste novità. Queste novità sono delle cose molto semplici che poi verificheremo nel tempo se avranno un motivo di continuare ad essere in vita. Abbiamo deciso in questo periodo, per questo periodo appunto, di accorciare un pochino le sessioni di diretta. Voi, insomma, che ci seguite, eravate abituati a delle sessioni di diretta che erano praticamente dalle 21 a mezzanotte all'incirca, con una serie di trasmissioni che si susseguivano e che più o meno duravano all'incirca almeno mezz'ora, tre quarti, a volte anche un'ora. Ecco, abbiamo pensato di accorciare un pochino la durata media delle trasmissioni, cercando di appunto fare delle trasmissioni mediamente di un quarto d'ora, 20 minuti, nel caso appunto poi ci siano, diciamo, degli ospiti e non siano, appunto, non si tratti di monologo, magari di allungarle un pochino di più, però cercare, insomma, di farle più brevi rispetto al passato. Un'altra cosa che abbiamo pensato che potesse essere utile è di parallelamente appunto a questa riduzione della durata delle trasmissioni, di fare due sessioni di dirette settimanali, e quindi praticamente abbiamo, dopo un consulto che ovviamente ha dovuto un pochino verificare un po' le compatibilità e di chi appunto fa i programmi e anche di chi gestisce la regia, generalmente Donato e Riccardo. Ci siamo un pochino orientati sul martedì e il venerdì. Martedì e venerdì, questi 2 giorni, appunto, con delle trasmissioni di dirette che durano più o meno dalle 20:30 alle 22:30. Ovviamente poi è una cosa che va intesa in modo anche elastico, perché sono sempre, ovviamente, come sapete, purtroppo, e come abbiamo sperimentato, ci sono sempre in agguato, insomma, inconvenienti dell'ultimo momento, possibili, diciamo, sforamenti, difficoltà, e poi può anche accadere che magari un certo argomento meriti una trattazione un pochino più allungata. Insomma, ci possono essere, insomma, la cosa va intesa un pochino in modo elastico. Abbiamo pensato di fare queste variazioni per cercare un pochino di facilitare un po' la fruizione dei contenuti, che, essendo più brevi un pochino sui tempi, insomma, chi frequenta internet, YouTube, eccetera, più o meno è una consapevolezza diffusa che sono più agevole, più graditi, circolano meglio dei contenuti video che non siano troppo lunghi, insomma, che siano abbastanza, che non annoino in pratica, anche perché, insomma, poi con internet si può stare con un portatile in un posto, nell'altro si possono fare altre cose. Non è, diciamo, il consumo, il target del consumo della televisione, insomma, di un film. Oltretutto abbiamo pensato anche che potesse essere con dei diciamo delle trasmissioni più brevi, poi la realizzazione dei file, poi in realtà fosse un po' più leggera e riuscisse a essere più fa favorevole anche alla fruizione su smartphone o dispositivi portatili, che sono molto diffusi e si diffondono sempre di più, e quindi, insomma, vorremmo cercare di renderla più agevole possibile. Per quanto riguarda la duplicazione delle giornate
di diretta, beh, ovviamente abbiamo pensato di quello che ci ha un po' ispirato era quello, era il fatto di poter intercettare più persone che magari nella sessione unica, nella giornata del venerdì, che era insomma unica, magari avessero da fare, e poi anche di evitare di arrivare insomma un orario tardo, nella serata tarda, quindi insomma dalle 20:30 all'incirca, alle 22:30, insomma è una ora serale, diciamo quasi televisivamente parlando una prima serata, quasi seconda serata, insomma. Abbiamo anche, e questa diciamo una piccola anticipazione che vi faccio, che poi cercheremo di promuovere adeguatamente. Abbiamo pensato anche di fare un esperimento domenicale, che dovremo poi in qualche modo meglio adesso pubblicizzare con un con un formato adeguato, con una modalità adeguata e soprattutto in modo più capillare, se così possiamo dire, capillare possibile, una coda, diciamo, alla conversazione domenicale di Marco Pannella e Massimo Bordin. Una coda in cui si potesse appunto dare spazio a più persone, quindi con un dibattito a 3-4 persone, con una persona che poi conduce questo dibattito, si potesse dare appunto spazio a dei commenti agli argomenti che sono trattati nella conversazione domenicale, che a sua volta insomma sono argomenti di attualità che riguardano l'attualità settimanale. Un dibattito appunto quindi di 3-4 persone, moderato ovviamente, quindi condotto, che cercheremo di pubblicizzare poi appunto con un adeguato video grazie alla creatività di proveremo a vedere di realizzare, grazie alla creatività di Riccardo, cercheremo appunto di peraltro di intercettare appunto di perché vorremmo che qualcuno si proponesse per parteciparvi, non vorremmo appunto essere noi a chiedere o a arruolare qualcuno, ma ci piacerebbe appunto dare spazio e voce a chi segue appunto Liberi.tv e a chi segue la trasmissione domenicale su Radio Radicale, la conversazione appunto Pannella Bordin, e dare appunto questo spazio per commentarla liberamente, come sempre accade su Liberi.tv, senza nessun tipo di censura ovviamente. Per far questo ovviamente io ricordo sempre che la struttura organizzativa di Liberi.tv è un'associazione no profit, quindi in qualche modo siamo tutti quanti, è un'associazione insomma che si autofinanzia, e sarebbe ovviamente interessante e soprattutto sarebbe molto utile all'associazione stessa che ci fossero delle iscrizioni. Un'iscrizione appunto a Liberi.tv annuale viene a costare 10 euro, e abbiamo per invogliare insomma e anche per farci della pubblicità, come potete vedere, adesso non so se voi potete vederlo qui, abbiamo fatto confezionare delle magliette con questo logo che è molto bello e che ricordo è stato realizzato da Stefano Russo, e che appunto verranno appunto date insieme appunto all'iscrizione, appunto al momento dell'iscrizione, e rientrano appunto nelle 10 euro. Speriamo appunto che si possa in questo modo cercare un po' di allargare un po' la base operativa e il supporto e incrementare il supporto economico, ma anche coinvolgere, perché ci piace non solo avere ovviamente una sorta di finanziamento da qualcuno, ma ci piacerebbe che chi si iscrive possa anche essere coinvolto con delle idee, con dei programmi, delle trasmissioni. Quindi insomma è un appello anche che vi faccio, è un appello ovviamente che io estendo anche per quanto riguarda in generale tutti voi che ci seguite anche in registrata, è un appello che io vi faccio soprattutto per quanto riguarda i video. È importante che questi video appunto che adesso noi diciamo verranno poi editati, le trasmissioni
è importante che oltre che vederli e condividerli e farli girare su internet in tutti, diciamo, i posti dove credete che possano essere attinenti ad argomenti, discussioni, e inserirli come commento su Facebook, nel caso appunto vi sia una discussione che tematicamente si richiama a una trasmissione che abbiamo fatto. Ma questo si può estendere anche ovviamente a vari video che sono stati che sono già appunto sul nostro sito o anche canale di YouTube, che si chiama sempre liberi.tv. Sono video appunto, per chi non lo sapesse, insomma, di argomento abbastanza vario. E più recentemente siamo stati, è vero, senza dirette, non abbiamo fatto dirette in questo periodo estivo, però non siamo stati appunto con le mani in mano, abbiamo prodotto alcuni video, nel senso che abbiamo cercato di fare un servizio appunto di informazione per quanto riguarda alcuni eventi che si sono svolti e che abbiamo ritenuto interessanti. Quest'estate, per esempio, è stato prodotto un interessante, adesso vado così a memoria, un interessante proprio all'inizio del periodo di sospensione, insomma, estivo, intorno al 20 di luglio, un reportage dall'Aquila a 3 anni dal terremoto, che sarebbe interessante e sempre purtroppo come argomento di attualità vedere. Riccardo ha fatto delle interviste molto interessanti in Calabria. Ci sono state poi più recentemente abbiamo seguito l'evento è organizzato dal comitato Roma si muove per i referendum comunali romani, che hanno appunto, questo comitato ha organizzato a Roma una piazza Farnese, una serata, diciamo, evento spettacolo con un concerto che abbiamo appunto seguito realizzando delle immagini, peraltro, insomma, qualitativamente abbastanza buone, mi dicono, e quindi, insomma, e ultimamente abbiamo seguito proprio ieri, ho finito io stesso di pubblicare, di editare questi video poche ore fa, l'evento che ogni anno, appunto, il 20 settembre i radicali realizzano, organizzano a Porta Via, appunto, per celebrare, in questo caso nel 2012, il 142° anniversario della breccia di Porta Pia. Ci sono stati interventi molto interessanti dei vari, diciamo, rappresentanti delle varie organizzazioni che hanno partecipato. Ecco, dategli un'occhiata, condivideteli, sono separati, quindi sono video che intorno al quarto d'ora, massimo 20 minuti, li ho divisi appositamente per essere magari appunto più facilmente condivisi e fatti girare. Possono anche, magari, perché può interessare più una persona che è intervenuta e meno un'altra, ecco, quindi insomma li ho un pochino separati, e insomma è interessante che li facciate girare, e sarebbe molto utile questa cosa. Cerco di essere abbastanza rapido questa sera, vi volevo appunto comunicare queste informazioni, queste modifiche, e come appunto era consueta appunto anche prima dell'introduzione estiva, volevo illustrarvi appunto il palinsesto che questa sera cercheremo appunto di realizzare, sempre facendo diciamo al netto di eventuali inconvenienti, speriamo che non ci siano. Dopo appunto la virgola del direttore seguirà lo spazio Certi Diritti, che ormai appunto anche questo qui è un format di liberi.tv. In questo caso oggi, come diciamo eccezionalmente, però insomma come non è consueto, io vestirò un po' la parte, diciamo il ruolo del conduttore, e avrò appunto come ospite Riccardo Cristiano, che appunto invece è colui che di solito conduce, con aggiornamenti e notizie dal mondo LGBT. Seguirà lo spazio live con Giovanna Devetag, che condurrà, e avrà come ospite Francesco Puglia. E Giovanna Devetag, che appunto è lei che è la curatrice di questa trasmissione, di questo format di liberi.tv, ci aggiornerà appunto su un evento, diciamo una specie di nascita che si sta per realizzare in Casa Radicale, cioè una
progetto appunto di nuova associazione radicale, un'associazione tematica concentrata appunto sui diritti degli animali, quindi insomma una tematica animalista. Ce ne parlerà Giovanna Devitag con ospite Francesco Pullia. Alle 21.30 avremo la consueta trasmissione di aggiornamenti dal mondo antiproibizionista che si chiama Leggera Euforia, condotta da Claudia Sterzi. Seguirà lo spazio diciamo di informazione economica che abbiamo chiamato Spazio Economia Open Market, per il quale ci avvaliamo della preziosa competenza di Alfredo Pauciulo. In chiusura, alle 22.10, diciamo sempre un pochino elasticamente intese queste scadenze orarie, avremo appunto A Tavola con la Filosofia, che è la consueta trasmissione che viene curata da Giancarlo Calciolari, in cui appunto avremo questa sera una intervista a Federico Sollazzo. Credo che sia una prima parte dell'intervista a Federico Sollazzo, credo, non sono sicuro però. Questo vabbè, poi potete verificarlo seguendoci. Questo qui l'ultimo, questo appuntamento, per motivi diciamo diciamo tecnici e organizzativi, sarà un appuntamento in registrata, e con Federico Sollazzo Giancarlo Calciolari parlerà di teologia politica, quindi un argomento insomma molto interessante. Detto questo, appunto rapidamente chiudo, vabbè, cercando di non ripetermi più di tanto, con l'invito appunto a iscrivervi. Noi abbiamo dei progetti per quanto riguarda gli appuntamenti futuri che vorremmo di cui vorremmo portarvi a conoscenza, che riguardano sia il mondo radicale ma anche correlato, e quindi per far questo insomma ci serve il vostro aiuto. Detto questo, io non mi dilungherei molto, ridarei la linea alla regia, in attesa ovviamente di essere chiamato, non so se sempre con questa chiamata, per passare chiaramente allo spazio Certi Diritti, puntualmente alle 20.50 come avevamo previsto, e quindi do la linea alla regia. Vi ringrazio.